Buonasera a tutti. Innanzitutto mi scuso per non poter essere questa sera presente insieme a tutti voi, come sempre accaduto nel recente passato. È la prima volta che sono assente, che mi trovo nell'impossibilità di essere fisicamente tra voi per un impegno personale che non sono riuscito a spostare. Però anche se non sono fisicamente tra voi, ci tenevo particolarmente a rivolgervi innanzitutto un saluto e un augurio di ogni successo nella vita personale e nella vita professionale, perché l'inaugurazione di un anno accademico rappresenta una festa in quanto è un nuovo inizio che ci vede tutti voi, tutti noi coinvolti e rivolti verso le tante sfide che ci attendono. Era il 21 ottobre del 2016 quando per la prima volta nel dorso di economia di Mondopadano veniva ospitata appunto la prima pagina di questa collaborazione con l'Università Popolare e con gli educatori finanziari di Your Solution, Giuseppina Biondelli e Maurizio Poli. Da allora sono passati davvero tanti anni di intensa collaborazione, tante pagine, tanto lavoro che ci ha visto coinvolti tutti assieme attraverso tutta una serie di iniziative, non soltanto la pagina di educazione finanziaria che esce ogni 15 giorni sul dorso economico di Mondopadano, ma anche una serie di eventi che si sono interrotti solo durante gli anni bui della pandemia e naturalmente il corso di educazione finanziaria presente all'interno del piano di studi dell'Università Popolare di Cremona. Quindi approfitto dell'occasione per ringraziare pubblicamente la Presidente dell'Università Popolare, Alessandra Capelli, sempre attenta, sempre presente, e naturalmente Giuseppina Biondelli e Maurizio Poli, grazie ai quali sostanzialmente esce la pagina di educazione finanziaria sul dorso economico di Mondopadano. Mi avvio alla conclusione perché so che avete una serata ricca di eventi, di interventi e dei ritmi serrati, per soffermarmi sull'importanza dell'educazione finanziaria che rientra nell'ambito della formazione, nell'ambito più ampio della formazione. Il momento storico che stiamo affrontando è un momento storico molto difficile, molto problematico, lo sappiamo non solo per quanto sta accadendo tra Russia e Ucraina e, ahimè, di recente in Medio Oriente, ma anche perché è un periodo storico pieno di cambiamenti legati naturalmente agli effetti della globalizzazione e della innovazione tecnologica che a ritmi sempre più serrati, come dire, investe le nostre vite e naturalmente il mondo del lavoro. Per questo è particolarmente importante investire sulle competenze, sulla formazione, per cercare appunto di essere sempre al passo con i tempi e quindi in grado di affrontare i cambiamenti, radicali cambiamenti che appunto avvengono nel mondo del lavoro e nella società, come dicevamo, in maniera sempre più veloce e importante. Ecco perché il lavoro che viene svolto dall'Università Popolare è un lavoro molto importante proprio perché attraverso questi corsi ciascuno di voi ha la possibilità di imparare qualcosa di nuovo, di consolidare competenze che magari già possiede e quindi di come dire, affrontare il futuro sulla base di
come dire, conoscenze più solide, più approfondite, più variegate. Il tema delle competenze è naturalmente un tema che sta molto a cuore anche a Mondopadano, all'interno del nostro giornale, in varie sezioni del giornale, attraverso varie rubriche, cerchiamo di fare informazione e formazione ogni settimana, tenendo naturalmente l'asticella il più possibile alta e cercando quindi di adempiere al nostro compito nel migliore dei modi. Io so che Mondopadano è un settimanale che viene molto apprezzato proprio per questo, per la qualità dell'informazione che offre, e quindi il nostro compito sarà quello naturalmente di cercare di continuare a svolgere al meglio il nostro lavoro. Io vi lascio, vi ringrazio e vi rivolgo ancora una volta un augurio di ogni successo per le vostre vite personali e per la vostra carriera professionale. A presto.